Sentiamo un po' cosa sanno dirmi questi malandrini. Senti, tu sai dirmi come nascono i bambini, lo sai dire? Se me lo dici bene, guarda, ti faccio un bel regalo. Dillo a te. Dalla pancia. Come dalla pancia? Dalla pancia. Lo fiore. La lavatrice porta il fiore in dalla borsa. Come? La lavatrice. No, questa non la lavatrice. Dimmelo tu, Salvatore, dimmelo tu. Cagiati. Come nascono i figli? Vena la lavatrice. In dalla borsa. Dan un fiore. Senti, Guagliolo, come nascono i bambini, lo sai? Come sei nato tu, non lo sai? Non lo sai? Zia mia. Zia mia. Zia tu. Uno zio tuo? Sei nato, ti ha portato uno zio? Sì. A me va portato la cicogna. Ti ha portato la cicogna. E tu, come sei nato? Michele. Sono alzato il cubetto. Sentite, vediamo un po' chi di voi tre sa dirmi come voi siete nati, come nascono i bambini, chi me lo sa dire? Tu lo sai dire? Lo sai dire. E tu, Matteo, lo sai come sono nati i bambini? Quello che sta qui. E tu? Neanche tu. E tu? Vieni qui. Tu non lo sai. Non sono nati sotto i fiori, sotto i cavoli, non li portate la cicogna, no? No. E allora come sono nati? Come sono nati i pisciritti? Come se la cavano i ragazzi di Palermo? Come nascono i bambini? Non lo so. Non lo sai? Tu lo sai? Io no. Dillo tu. Dillo. Tu lo sai come nascono i bambini? No? La cicogna le dà. Chi glieli dà la cicogna? Gesù. Allora la cicogna va da Gesù. Gesù le affida il bambino, la cicogna scende giù a Palermo e dove lo mette? Accanto alla mamma. Perché io ho visto quando è nato un figlio d'un'amica di mia madre, l'ho visto che era in un cestello. Sì. Allora? Allora spiegami. In un cestello di velo. Ah sì, e chi l'aveva messo lì? La cicogna. Ma la cicogna come fa che non ha le mani? Dio. Ma è la cicogna o è Dio allora? Chi è che la porta? Dio o la cicogna? La cicogna. E chi l'ha messo dentro il cestello? Dio. Ah, Dio. E la mamma del bambino cosa diceva? La mamma del bambino era felice e contenta. I feel the things you do, then you know how completely I'm counting on. Professor Musatti e Moravia, io mi rivolgo a voi come a due autorità e vi chiedo che senso può avere fare un'inchiesta come quella che ho cominciato. Tu, Moravia, che ne pensi? Penso che sia bene farla, qualunque siano gli effetti e i risultati di questa intervista, perché è una cosa che si fa per la prima volta, cioè per la prima volta, o quasi, credo che si faccia un film, quello che i francesi chiamano Cinema Verità. Per la prima volta questo Cinema Verità in Italia parla della questione sessuale, la quale è tabù non soltanto sullo schermo, ma perfino nei salotti o nelle conversazioni abituali. Perciò credo che in sé per sé l'intervista sia bene farla. Ma io penserei che la gente o non risponde o risponde in modo falso. E questo per quale ragione?
Per ignoranza del problema o per paura? Ma è vero, lei sa che da un punto di vista psicoanalitico l'ignoranza e la paura non sono due cose staccate. Esiste una ignoranza per paura, cioè esiste la possibilità che noi nascondiamo a noi stessi determinate cose perché ce ne difendiamo, e allora queste cose le ignoriamo. E per ciò che riguarda il sesso è proprio così. Una specie di crociata contro l'ignoranza e la paura. Insomma, questi sono i termini più o meno di una dissacrazione, non ti pare, Moravia? Sì, è questo quello che volevo dire, è una dissacrazione. Ricerche primo. Grande fritto misto all'italiana. Dove si vede una specie di commesso viaggiatore che gira per l'Italia a sondare gli italiani sui loro gusti sessuali. E ciò non per lanciare un prodotto, ma nel più sincero proposito di capire e di riferire fedelmente. Dove si vede per prima cosa come gli italiani accolgono l'idea di un film di questo genere e di conseguenza come si comportano di fronte all'idea dell'importanza del sesso nella vita, molto allegramente, nota del